Luca Mazzanti. Luca, qui abbiamo quella che si dice proprio un'auto sartoriale costruita su misura. Sì, è un'auto sartoriale costruita in 5 esemplari all'anno su misura del cliente in Toscana, a Pontedera, e tutte le fasi di lavorazione e di costruzione vengono seguite insieme al cliente che partecipa a quello che è un sogno ma anche una passione, perché comunque queste persone sono tutte veramente appassionate di automobili. Quindi immagino cura maniacale dei dettagli. Sì, cura maniacale dei dettagli, abbiamo un team che lavora su ogni piccolo dettaglio all'interno del nostro atelier, anche quelle poche parti che vengono fatte fuori comunque vengono assemblate, curate, rifinite tutte dentro, quindi la qualità finale, il livello della qualità finale è garantito internamente da tutte le fasi del processo di costruzione. Ecco, una cosa carina che mi hai detto riguarda lo stile di guida. Sì, l'Evantra è una vettura, come ti dicevo, toscana, è nata in Toscana, è nata per le colline toscane. Anche le sue linee sono state ispirate dalle colline toscane, dal movimento morbido. E la macchina è stata concepita per un grande handling, perché comunque quello che ci si aspetta da una vettura sportiva non solo che vada forte, ma che sia divertente da guidare e sicura. Evantra, insomma, per noi racchiude un po' tutti questi concetti insieme. Evantra è un bellissimo nome che ha anche un significato. Sì, Evantra era la dea dell'immortalità per gli Etruschi, civiltà toscana per eccellenza. È un nome evocativo, anche un nome di buon auspicio, si spera, per le linee della macchina che possano diventare immortali come anche il nome.